Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le misure per contrastarle. Con noi Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere. Grazie di essere qui, Presidente. Buongiorno. Senta, cosa prevede questo decreto legge? Ma è semplice, in due parole, chi rompe paga e chi commette un reato nei confronti dei nostri sanitari verrà arrestato. E le novità rispetto al passato? Le novità sono due, sostanziali e importanti. Noi avevamo richiesto una misura che potesse effettivamente fare deterrenza nei confronti di questi episodi che sono inqualificabili. E quotidiani quasi? E diciamo sono abbastanza frequenti e le novità sono che intanto è necessario da parte di tutte le strutture sanitarie adeguare i sistemi di videosorveglianza, il Ministero darà delle indicazioni, ma soprattutto la possibilità della cosiddetta flagranza differita, cioè di andare ad arrestare chi commette questi atti di violenza, anche minacce eventualmente, ci sono le prove documentali, anche se non nell'immediatezza del fatto, entro 48 ore. Una sorta di DASPO, quindi, come quello... È proprio la possibilità di andare ad arrestare, l'arresto è obbligatorio se gli episodi sono gravi. E senta, quanti pronto soccorso sono dotati di questo sistema di videosorveglianza in Italia? Noi in Italia abbiamo 600 pronto soccorso in tutto e devo dire oggi 7 pronto soccorsi su 10 hanno già la possibilità di registrare le immagini con sistemi di videosorveglianza, addirittura la metà di questi ha anche i posti di polizia. È chiaro che con queste misure tutti gli altri verranno adeguati proprio per rispondere alla norma e per proteggere i nostri sanitari, che sono un bene prezioso. E quindi queste misure possono essere, secondo lei, un deterrente vero o ci vuole anche qualcos'altro? Le misure sono senz'altro un deterrente e in questo devo dire il governo è intervenuto su sollecitazione di tutte le organizzazioni professionali, anche nostre. È evidente che noi dobbiamo lavorare sul fronte della prevenzione, sia organizzando in maniera diversa i nostri servizi, il rapporto con l'utenza, e su questo evidentemente anche la riforma del territorio ci aiuterà, ma soprattutto a livello di comunicazione. Ecco, proprio questo volevo chiederle, Presidente, la comunicazione con i parenti dei pazienti, soprattutto all'interno del pronto soccorso, è molto carente, perché molto spesso non si riesce a comunicare. Guardi, questo è vero, è uno degli aspetti su cui dobbiamo lavorare ancora di più e ci sono dei progetti che hanno già dato importanti risultati. Devo dire che in Italia purtroppo assistiamo a circa 16.000 episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Questo è un dato dell'osservatorio che il Ministero ha istituito un paio d'anni fa e di cui noi facciamo parte come federazione. E la metà di questi circa sono nelle aree di emergenza. Lì oggettivamente è importante agire proprio a livello di comunicazione, ma anche minimizzare quelli che sono i tempi d'attesa. Grazie al Presidente Giovanni Migliore.